Buonasera, buonasera Mauro Twitch, buonasera Raizzi, buonasera Suzuki Katana, buonasera Nemis Triestino, come vanno i denti? Buonasera Aneria, come va il Covid? Buonasera al bot, come va la ruggine? Ognuno ha i suoi problemi. Ben arrivati, ben arrivati. Oggi non facciamo altro che vedere. Ho detto io che c'è qualcosa di losco tra questi due. L'ho detto, lo dissi. Buonasera Caron, ben arrivata. Buonasera Arsun, ma quanta bella gente che c'è stasera, subito così. Sono una brutta compagnia. Ancora un po' convalescente, ma bene, i punti mi tirano molto meno di quello che pensavo. Ora però oggi ho voglia di cibo solido. Forza e coraggio, ti consiglio la prossima volta di farti togliere il dente d'estate, che è una scusa per mangiare più gelato e meno brodini, che brodini è una cosa che... Latitante Arsun. Bentornato Arsun. Come stai? Come mai latiti? Ho detto il lattante ed ero perplesso, va bene. Ma no, il latitante. Sarà un ottagono. Si ha tanti lati. Siamo compagnonici di punti al dente, io ho 7, ho tolto due radici. Non sono così giovane, ma grazie lo stesso, va bene. Anche tu, Arsu, col dente cavato? Ma adesso, cioè in questo momento, sei coi punti ai denti, per i denti? Io ieri ne ho tolto 3. Dai, siamo colleghi di cibo molle. Domani vado a levare. Sono stato al dentista 8 giorni fa. È un periodo di dentisti questo. Tu, è la stagione del dentista? Il dentista fiorisce a marzo? A quanto pare, chiaramente il marzo stagione dei dentisti. Marzo pazzerello, vedi il sole e vai al dentista. Lo dice anche il noto proverbio, giusto? Giustissimo, vedi, la saggezza popolare ci viene in aiuto anche questa volta. Allora, stasera Sherlock, tanto vi aggiorno, così casomai non foste venuti né sul gruppo Sub né su Discord, che c'è su Itch.io in questi giorni, c'è il bundle per l'Ucraina con 991 giochi, 992 cose per un totale di 10 dollari. È uscito ieri, oggi è finito, sta finendo il secondo giorno di presenza di questo bundle. Abbiamo raccolto per due diverse associazioni benefiche, perché c'è anche un gioco mio dentro, 2.907.000 dollari erotti. E ci sono ancora 8 giorni, 10 ore e 12 minuti in cui questo bundle starà su. Speriamo che tra 8 giorni, 10 ore e 12 minuti ci sarà ancora un'Ucraina. Detto questo, sì,
forza e coraggio, se non avete ancora approfittato, approfittatene. Ci sono tra l'altro tanti, sia giochi di ruolo, sia videogiochi, e devo dire anche dei bei videogiochi. Quindi fatevi una libreria di installate un altro launcher se non avete ancora i CO, e fatevi una libreria di giochi indie belli. Io proprio oggi dicevo che vorrei mangiare più gelati, venerdì quasi quasi potrei indulgere. So che i miei punti sul momento hanno fatto male perché ha appuntato l'ultimo sulla parte interna della guancia, il secondo era un dente del giudizio, quindi a masticare ogni tanto erano imprecazioni, a posto. E anche un gran bel bundle, assolutamente. I fumetti non ho ancora visto cosa c'è di fumetti, caro, non ho guardato, ammetto che non ho ancora guardato. Però sono contento di aver contribuito a raccogliere quasi, per il momento, quasi 3 milioni di dollari. Io che non faccio mai le raccolte fondi sul canale, faccio raccolte fondi per Elden Ring, sono contento di poterle fare altrove. Perché mi sembrerebbe sciocco chiedere a voi dei soldi per poi donare quanto. Capito? Sarebbe inutile, facciamolo altrove. Vi segnalo volentieri questa cosa, vi beccate anche un mio gioco, tanto voi parlate di pizza, a posto. Giusto? Allora, a proposito sempre di Ucraina, andiamo a giocare un bel gioco che ci hanno mandato dall'Ucraina, giusto? Se non mi metto in finestra non lo facciamo, ma tranquillo Enigmista, tranquillo. Mi rendo conto che faccio il rompicoglioni che parla di cose serie mentre voi parlate di pizza. E vi lamentate del male ai denti, che giustamente è un male più vicino. Vista la situazione internazionale, abbiamo detto giochiamo un gioco frog, continuiamo un gioco frogware. Dato quello che sta succedendo, per il momento quelli della frogware hanno scritto che tutto il team sanno dov'è. Qualcuno in zone più pericolose, qualcuno meno. Questo è quello che so dire. Hanno scritto l'altro giorno ottime notizie, un membro del team ha trovato un posto più sicuro dove stare, che non è la cosa più bella da scrivere, ma è meglio che abbiamo perso i contatti con uno del team. Poi, se dopo aver comprato il bundle dell'Ucraina, prima quello, se dopo aver comprato il bundle dell'Ucraina ma avanzano ancora gli spicci, c'è una barra per Elden. Allora, io ho visto Avery Chase apparisce in episodio 1 e mi ispirava, e altri titoli devo ricercare perché non me li ricordo, sono tante pagine di roba, sono tantissime, 992 giochi, caro, veramente tanti. Mi spiace Arsul, ma mettiamola così, essendo che è un gioco ucraino, ho deciso di continuare anche se potrei accedere al finale subito. Andare all'ultimo caso, ho stabilito che finché la situazione è questa, tanto valeva fare pubblicità ad una casa ucraina che se qualcuno so compra, i soldi vanno là. Spero di no, Neria, che non si scazzotti, perché è la cosa più noiosa del mondo scazzottare in questo gioco. Allora, abbiamo qua l'ispettore Clouseau. Su cosa indaghiamo oggi? Abbiamo la bara di ferro, la canzone della sirena e il commerciante scomparso. Questo è quello di Mycroft, proprio per ultimo. Andiamo a vedere la bara di ferro. Allora,
La mia curiosità è stata stuzzicata dalla notizia dell'arresto di Basilio Copello, titolare della famosa azienda Armur Copello. La sua situazione è piuttosto particolare. Un uomo di nome Niccolò Detti è stato trovato morto all'interno di una cassaforte del negozio di Basilio. Basilio si dichiara innocente, ma le prove sono contro di lui e è detenuto nelle celle della stazione di polizia. John mi ha suggerito di unirmi alla polizia o almeno fingere di farlo. Non dovrei rivelare a nessuno dei sospettati che in realtà non sono un agente. Va bene, allora, dobbiamo andare alla polizia, quindi. Per andare alla polizia dovremmo avere casualmente un teletrasporto davanti alla polizia. Ho anche poco tempo in realtà, però il sabato e domenica, mentre faccio cose, mi metto a recuperare anche 3 live di Yakuza. Infatti 2 minuti fa ero lì che recuperavo l'ultima. C'è tutta la trama, stai beccando di Arson adesso. Allora, buongiorno, sono casualmente già vestito da poliziotto, quindi perfetto. Giusto? Allora, non devo dire che non sono un poliziotto. Permesso, buongiorno. Buongiorno, signore. Dove porta questa porta? C'eravamo già andati. Ah, le celle quelle... quelle brutte. Di qua non si passa più. Queste sono le celebri poveracci, chiaramente. O forse no, quelle sopra sono le celle degli interrogatori. Queste qua sono le celle della gente proprio arrestata e basta. Mi scusi, lei è il signor Copello? Il mio nome è Sherlock Holmes. Speravo potesse concedermi un momento per parlare. Ha già detto che... Ma quale buone maniere, che piacevole sorpresa. La maggior parte dei suoi colleghi manca anche la più semplice tra le forme di cortesia. Sono un poliziotto d'onore. Lei è un sospetto, signore, ma non un criminale. Io non la tratterò come tale. Il suo caso è piuttosto insolito e vorrei arrivare a fondo sulla questione. Vuole maniere d'entusiasmo. Ah, lei farà strada, giovanotto. Come posso aiutarla? Allora, sono presissimo dalle lezioni di Ichiban. Avevo detto che ci toccava poi farle leggere. Sguardo concentrato. Pulito e impeccabile. Trauma recente. Chi ha scazzottato quest'uomo? Fede nuziale stretto sul dito. A poco più di qua. Allora, Basilio Copello è il proprietario della famosa azienda Armur Copello, che produce casseforti, serrature e porte a cordona. Attualmente è trattenuto in cella come principale sospettato per l'omicidio di Niccolò Detti. A poco più di 40 anni, predilige le cose nuove e alla moda, cerca di mantenere la calma mentre si trova alla stazione di polizia. Ha un livido sulla mano che potrebbe essere il risultato di una rissa, molto attaccato alla sua famiglia. Oppure... un uomo metodico che mette affari e principi al di sopra di qualsiasi altra cosa, mantiene la calma e resta concentrato nonostante sia stato arrestato. Ha un livido sulla mano, forse ha dovuto difendersi di recente, dà valore alla sua vita familiare. Oh. Che ne pensate? Mi sembrano abbastanza equivalenti. Forse direi che è più calmo e concentrato, nonostante sia stato arrestato, piuttosto che cerca di mantenere la calma mentre si trova alla stazione di polizia. Sarei più per il metodico. Perché il fatto che stia cercando di mantenere la calma non mi sembra di vederlo. Andiamo con metodico.
metodico, individuo sulla mano, difendersi di recente. Lei è sorprendentemente tranquillo per essere un uomo accusato di omicidio. Non si spaventa facilmente, a quanto pare. La vita è piena di sorprese. Sarebbe meravigliato da sapere quanti affari vadano male per causa di forza maggiore. Uno ci fa l'abitudine. Sono sicuro che tutto questo si risolverà. Fino ad allora, resisterò. Come resiste a quella mano malconcia? Quelle ferite sembrano dolorose, ma sembra che lei non ci faccia caso. È stato assalito? Ah no, un piccolo incidente, niente di più. I miei giorni da esaltato che voleva provare il suo valore sono solo un lontano ricordo. Ora so che per avere successo nella vita una persona deve restare calma e pianificare. Il mondo girerà dalla tua parte prima o poi. E se non lo fa, uno deve crederci comunque. Mi dica cosa è successo. Per favore, mi dica come è finito in questa situazione. Beh, questa mattina dei clienti sono venuti da me per finalizzare l'acquisto di una cassaforte modulare Coppello. Ma quando abbiamo aperto la porta della cassaforte ne è uscito un uomo morto. E questo non è normale? No, di solito tengo i cadaveri nell'armadio. Per favore, giovanotto, si risparmi l'ironia. Il resto della giornata è stato un caos totale. Ho riconosciuto la vittima e sembra che anche la polizia lo abbia riconosciuto. Questo è stato abbastanza per rendermi il principale sospettato. Chi ha avvertito le autorità? Nessuno. È successo un furto ieri notte, non è stato rubato niente, ma abbiamo dovuto fare rapporto per l'assicurazione. Quindi gli agenti di polizia erano già nel mio ufficio quando abbiamo scoperto il corpo nella cassaforte. Quindi qualcuno è entrato ieri notte e ha messo il cadavere perché non ha rubato niente. Ha detto che stava mostrando i suoi articoli a dei potenziali clienti quando la cassaforte è stata aperta. Chi erano? Impiegati della banca. Ieri hanno ispezionato la cassaforte da cima a fondo. Ho pensato che la vendita fosse solo una formalità a quel punto. E la cassaforte era chiusa? Di solito è aperta, ma si blocca automaticamente se le porte si chiudono. Un'altra delle meravigliose invenzioni dei Coppello. Una bara che si chiude automaticamente, davvero meravigliosa. Mi aiuti a ripercorrere i suoi movimenti di ieri. A che ora ha incontrato gli addetti della banca? Aveva altri appuntamenti? Ieri gli impiegati della banca sono arrivati alle 10 del mattino, poi sono rimasto nel mio ufficio da solo finché non è arrivata mia moglie Augusta alle 15. Sono tornato a casa alle 18:30. E cosa mi dice di stamattina? Il nostro incontro per la dimostrazione era fissato per le 9 del mattino. Sono arrivato circa mezz'ora prima per preparare tutto. Ho un'ultima domanda. Si ricorda a che ora è stata chiusa la porta della cassaforte? Giovanotto, allora potrei chiederle quando ha chiuso la sua scatola di sigari l'ultima volta. Ho aperto le nostre cassaforti una dozzina di volte al giorno per una dozzina di anni. Non me lo ricordo. Conosceva la vittima? Ha detto che è diventato il sospettato quando la polizia ha identificato la vittima. Ci sono dei precedenti tra voi? Sta scherzando, vero? Quell'uomo e io non ci siamo mai incontrati e mai ci saremmo incontrati, a meno che non volesse diventare il primo dei detti nella storia a usare i nostri prodotti. Una guerra tra famiglie, temo di non conoscere la storia. Deve essere il nuovo accordone, una vecchia storia, risale a quando eravamo ancora in Italia, molte generazioni fa. I detti hanno provato a rovinare la nostra azienda di famiglia, ci sono quasi riusciti. I Coppello giustamente hanno reagito, ma non è corso buon sangue tra le famiglie da quell'epoca. E questo sangue scorre ancora in voi? Come l'ho detto, signore, è una vecchia storia, o lo era, oppure che questo evento possa portare a cose ben peggiori. Mia moglie potrebbe essere in pericolo mentre io e lei parliamo. Vorrei chiedere del furto. Non sono sicuro di capire che connessione ci possa essere, ma se desidera sapere di più, parli con Billy Lloyd, il guardiano notturno. È lui che ha messo in fuga il ladro. È stato Billy a scoprire il ladro? No, è stata mia moglie. È rimasta in piedi fino a tardi. Povera Augusta. Almeno è più al sicuro con la polizia che a casa da sola. Bene, signor Coppello, credo sia tutto ciò che ho bisogno di sapere da lei per ora. Dove posso trovare il suo ufficio? Ecco, prenda il mio biglietto da visita. Billy sarà lì ad aiutarla nell'indagine. E per favore, signore, potrebbe controllare la mia moglie prima di andare via? Grazie, proverò a parlare con lei prima di andarmene dalla stazione di polizia. La prego, la tratti con gentilezza. Le donne mancano autocontrollo quando hanno a che fare con problemi come questi. La aspetterò con ansia. Dopotutto, non c'è altro che io possa fare. Buonasera, Neril. Buonasera, John. Allora, la moglie sarà su perché sarà venendo interrogata. Lei non è sospettata dell'omicidio, quindi non è tenuta nelle celle.
Mrs. Cabello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Signora, aspetti in ufficio. Allora, facciamo prima controllare, va. Qui non c'è nessuno. 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 E qui non c'è nessuno. Perfetto, quindi nell'ufficio, che non è qua. Testimonianza di Basilio Copello. Perfetto, andiamo a pagare la moglie. Dunque diceva Paolo, mesi fa è confermato, vero che il gioco ci dà comunque prove per incolparlo o no, perché noi abbiamo comunque ragione in questo Sherlock, non è propriamente un provare chi ha ragione. Lo decideremo a breve, in effetti. Buongiorno, permesso. Suppongo lei sia la signora Copello. Lei deve essere l'ispettore. Lei è Augusta Copello. Devo davvero ripetermi per ogni novellino in uniforme che entra qua dentro? Sono nuovo. Mi perdoni, non sono l'ispettore, ma sto lavorando al caso di suo marito. Allora non ho niente da dirle. Torni con l'ispettore incaricato, così la finiamo con tutte queste ripetizioni. Signora, buongiorno. Allora, vediamo. Si illumina le tette. Spilla a forma di arpa, un regalo d'addio del 1875. Addio a cosa? Anello al dito, segni di agitazione. Ok, quindi si frega il dito. Che postura piantata per terra, bene. Occhi spenti, ha usato laudano di recente. Ha giocato con la sua figlia. Allora, Augusta Copello è la moglie dell'accusato, Basilio Copello, ha quasi 30 anni e sebbene in precedenza si occupasse di musica, attualmente lavora con suo marito. Ha giocato con la sua figlia nuziale a causa della sua natura irrequieta. Ha usato laudano di recente e potrebbe essere una consumatrice abituale, emotiva. Augusta Copello è la moglie dell'accusato Basilio Copello. Ha giocato con la fede nuziale a causa dello stress, ha usato l'audio di recente, ma non sembra un'utilizzatrice abituale, quindi l'ha fatto solo per rilassarsi. Quindi scioccata, direi, per evitare il solito cliché della donna emotiva. Giusto? Allora, insomma, il punto di vista è diverso, lo spiegavamo qualche live fa, che tu qua non sei allora, questo non è il punto di vista di Sherlock Holmes, questo è il punto di vista di Conan Doyle. Tu stai scrivendo una storia di Sherlock, non stai impersonando Sherlock, è diverso. Anche se preferisco i compositori tedeschi, la sola di arpa di Lucia di Lammermoore è uno dei migliori contributi di Donizetti alla storia della musica. Sono sicuro che anche Basilio la pensa come me. Lui, certo, come? Le ha raccontato di come ci siamo conosciuti? Oh, non ce n'era bisogno, è facile osservare quanto il valore le idee i suoi ricordi di quando suonava l'arpa nell'orchestra. E anche un arpista italiano principiante conoscerebbe la più bella composizione di Donizetti. Sì, la musica è un toccasana in questi tempi così incerti. È bello incontrare un altro appassionato. Come sono appassionato alla verità, la prego, signora Copello, lasci che aiuti lei e suo marito. Non sono una donna che non apprezza, signore, ma temo che al momento mi manchino le forze. Mi parli del furto. Basilio mi ha detto che lei era presente durante il furto di ieri. Cosa mi può dire a riguardo? Oh, mi sono così spaventata, sono svenuta e crollata sul pavimento. Vorrei poterla aiutare, ma sono proprio completamente inutile. La prego, vorrei riposarmi prima che arrivi l'ispettore. Conosceva l'uomo deceduto trovato nella cassaforte? No, non lo conoscevo e non ho più pari idea di come possa essere finito lì dentro.
Tornerò più tardi. Ha avuto una giornata intensa, signora Coppello. La lascerò in pace. Se avrò altre domande, tornerò da lei più tardi. Ok. Abbiamo un profilo. Allora, abbiamo un profilo della signora. Andiamo a casa di lui, perché dobbiamo parlare con Billy Lloyd. Adler Street, a est della cattedrale di San Clemente, a Scaladio. Ok, Adler Street, a est di San Clemente, Scaladio. Mentorato enigmista. Allora, Adler Street. Questo è San Clemente. Adler Street casualmente è a un passo e mezzo da dove siamo noi adesso. È già qui. Qua c'è la taverna dove abbiamo fatto tutta l'altra roba. Però questa qua è Adler Street. Proviamo a percorrerla tutta, anche se non è proprio a est di Scaladio. Perché qua non mi sembra di vedere delle porte con un ufficio dell'Armor Coppello. Qui c'è un simpatico posto. Guardate, vediamo se troviamo dei sigilli del clan Toggio. Ah, giustamente perché è est, quindi dopo la cattedrale, non prima. Scemo io. Barbiere, non è un barbiere. Armor Coppello. Guardalo qua. Buongiorno. Qua abbiamo una viuzza. Qua dietro abbiamo un posto stretto stretto. E qua su abbiamo un ballatoio. Permesso. Hello there. Sei Billy Lloyd, pantaloni stretti, naso storto e capelli che sembra che te li sia tagliati da solo. Tu devi essere Billy Lloyd. Oh, è lei, sapevo che sarebbe venuto. Ah sì? Lei è Mirko Galea, il miglior giornalista investigativo di Cordona. Sono un fan del suo lavoro. Mi spiace, ma ti stai sbagliando. Mi chiamo Sherlock Holmes e il tuo capo... Ah, ma certo, discrezione, mi scusi. Dubito che il poliziotto di sopra mi abbia sentito. Comunque il suo segreto è sicuro con me, Sherlock. Il signor Coppello mi ha detto che eri presente durante il furto e hai fatto scappare il criminale. Avrebbe dovuto vederlo appena il ladro mi ha visto e sbiancato e scappato dalla porta sul retro dell'ufficio. Ho sentito un tonfo e dei gatti che miagolavano, quindi penso che sia scappato. Chiaramente la mia reputazione mi precede, il signor Coppello era così orgoglioso di me. Sei un guardiano ma non l'hai inseguito. Quando sono arrivato all'esterno era già scappato lontano e quindi sono tornato ad aiutare la signora Coppello. Le cortesie del gentiluomo che fanno sì che io sia così apprezzato da queste parti. Puoi descrivermi il ladro? Più basso di me, sui 25 anni, una cicatrice sulla guancia destra che scende dall'occhio. Capelli corti, lei non sembra un fantasma, lei non sembrava un fantasma, era troppo corporea. Aspetta, lei? Non pensavi di dovermelo dire prima che il ladro era una donna? E perché ha pensato che fosse un uomo? È il 19 secolo, signore. Le donne giovani e ambiziose sono là fuori a cercarsi una carriera e hanno tutto il mio supporto. Sì, sì, risparmi il sermone.
Quando è venuto il furto? Oh, dopo le 10 di sera, stavo parlando con la signora Copello. Normalmente lavora fino a così tardi. No, è la prima volta che succede, di solito sono solo di notte. Stavo spiegando alla signora Copello perché bere acqua ogni 3 ore può aiutare la digestione. Lei si è scusata perché doveva tornare di sopra. Poi c'è stato un urlo e sono corso su in ufficio. So che è successo dopo, grazie. Cosa mi dici di ieri sera? Hai altri dettagli sul furto? Certo, mi scrivo tutto ciò che capita durante il mio turno di guardia. Guardi pure. Fastidioso sulla sua mondanità, ma lo userò per quello che posso. Devo andare a ispezionare la scena del crimine. Se avrò altre domande, signor Lloyd, verrò a cercarti. Oh, non si preoccupi, non sarò lontano. Tra l'altro, non sono il tuo dentista, ma il mio. Lo strozzo si appoggia ancora con il pollice sui miei denti per spalancarmi ancora di più la bocca. Vacca boia, capisco che siano forse l'unico punto solido dove porsi, ma sono pure fragili. E mi è molto più delicato, va bene. Se mi intrattenesse dicendo come bere acqua ogni 3 ore per aiutare la digestione, anche io avrei trovato una qualunque scusa per andarmene, sono d'accordo. Allora, diamo un'occhiata a questo posto. Il signore vende porte, e qua abbiamo degli esempi di porte. Ma che c'è scritto anche inciso Armor Copello, vedi? Vende cassaforti, ecco qua dei modelli all'ultimo grido di cassaforti, soprattutto se ti chiudi un dito nella porta che si chiude. Anche armadietti blindati, guardate che belli. Lucchetti, attenzione, lucchetti, e basta, non vendeva altro il signor Copello. I migliori sul mercato, per provare a distruggerle e bruciarle, niente funzionerà. Scommetto che l'ha provato lui stesso. Signor Lloyd, la combinazione per tutte le casseforti in ufficio è 00130500. In futuro evita gentilmente di dimenticarti i pantaloni all'interno dei nostri articoli, altrimenti dovremmo riconsiderare il tuo impiego. Signuti, saluti, signor Copello. 00130500, sembra un anno. Mi sembrerebbe un anno. Forza, sicurezza, serenità. Pacchiano. Beh, sai, questa è solo la tua opinione, signore. Un bagno. Apprezzo che abbiano fatto tutti i bagni in questo posto, ci puoi sempre entrare. Sono tutti uguali, però ci sono. Non ti chiedi dove caghi la gente. La risposta è in bagno, ed è la risposta giusta, peraltro. Queste porte non si aprono. C'è un quadro di una porta. Vabbè. Qual è stato questo rumore? Buongiorno. Allora, il furto è venuto tutta la serata, perfetto, abbiamo gli antichi della donna. Che guarderemo come ultima cosa, ovviamente. La bottiglia è mezza vuota, mezza bottiglia di vino. Un vino molto gradito.
Sì. Quell'indizio mi sto perdendo. Vedete qualcosa che potrebbe essere un indizio? Ah, posso scendere sotto, ok. Usato recentemente, ma perché dovrebbe essere qui? È una bella domanda, perché c'è un bicchiere sotto. Questo è l'ufficio. Augusta, oggi non abbiamo tempo per una chiacchierata a causa del mio importante incontro di lavoro con il cliente, ma sono preoccupato per il tuo desiderio di lavorare fino a così tardi. Mi sei sembrata contenta del lavoro, motivo per cui non te ne ho parlato in precedenza, ma forse è meglio se io e te scambiamo qualche parola. Sono sicuro che possiamo trovare una sistemazione diversa. In che senso? Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Canzona. Cordon Opera House. Il programma di un concerto di 7 anni fa, Augusta, la Duca, è indicata come arpista nell'orchestra. Ok, 7 anni fa faceva l'arpista. E qua c'è ancora gli spartiti. Due biglietti per teatro del Teatro Bellottone di Shakespeare. Lo spettacolo è domani. Have to respect the classics. Ok. Chiavi dell'Armor Copello. Niccolò Detti, giovane erede dell'azienda di famiglia Detti, è tornato a Cordona dopo 12 anni di studio e lavoro in Italia. Contemporaneamente, Orazio Detti è tornato in Italia e questo lascia intendere che Niccolò intenda rilevare l'azienda di famiglia a Cordona. Osserveremo da vicino questa situazione mentre si svilupperà e cercheremo di ottenere un commento da Basilio Copello. La faida tra i Copello e i Detti esiste da oltre 200 anni e anche se si è attenuata negli ultimi decenni, alcuni ricordano ancora i conflitti dei tempi di Gonzalo Detti e Vito Copello. Ci auguriamo che la giovane mente di Niccolò e la calma dimostrata da Basilio negli affari possano mantenere la pace. Il precedente dentista che mi ha curato quando ero piccolo glielo aveva detto che devo fare questi esercizi, che intendo fare questi scherzi. Ogni volta che mi ha messo le mani in bocca gli ho vomitato addosso. Che brutta situazione, Raislin. Ciao Tamequil. Paolo Holmes, certo. Ok. Lui ha un articolo che parla di questa cosa. Signor Copello, ho saputo che Niccolò Detti tornerà presto a Cordona. Non sappiamo cosa significhi per il futuro della famiglia Detti, ma Orazio sembra intenzionato a restare a Roma, quindi prenda questa notizia come preferisce. Volevo consigliare vivamente a nome di tutta la famiglia di evitare qualsiasi contatto con Niccolò. Non abbiamo dubbi che riuscirà a mantenere la calma, anche se provocato, ma non sappiamo cosa siano progettati i Detti. Stia in guardia, è in gioco la reputazione della famiglia. Naldo Gilani. Ma Naldo è il nome o il cognome? Questo diario mostra l'organizzazione di Basilio Copello, tutto pianificato con settimane di anticipo. Ci sono diverse voci recenti degne di note. Innanzitutto un incontro con un detective di diverse settimane fa. E secondo, due date etichettate con la cassaforte, ieri e oggi. Well organized workplace. Mr. Capello is the best. Ok. Ma lei da dove è arrivato? Cioè da sotto, mi rendo conto.
Posso parlare col poliziotto? Oh, what do I get the worst jobs? Signor poliziotto, deve fare foto, il mio lavoro peggiore, fai foto. Allora. Lividi, unghie strappate, sanguinamento, era grave ed è continuato a lungo. Vene sporgenti, cianosi, occhi iniettati di sangue, strana formazione di schiuma alla bocca. Chiara indicazione di trauma contusivo, forse inflitto prima che la vittima fosse nella cassaforte. Sangue sulla porta della cassaforte potrebbe essere lasciato dalla vittima. Sì, che ha cercato di grattare per uscire ed è riuscito a incidere il metallo, se è lui che l'ha fatto. I vestiti non sono completamente abbottonati. La vittima si stava vestendo o spogliando. Attenzione. Ok, questo chap è seriously creepy. Ok. Ma lei si fa come John, mi scusi. That's about all of you. Che ciccia fuori quando mi giro. E poi è uscito sul ballatoio di cui parlavamo prima. Nessun segno di effrazione, serratura molto complessa. Non volevo entrare però, io mi scusi. Nuovo bug di Twitch. Va bene. C'è un esorcista. È davvero un nuovo bug di Twitch? Non era una battuta. Perché c'è un gatto qua? Ringhiera rotta e piegata. Il signore è saltato. Erba calpestata. La lettera F incise in un motivo a quadrifoglio. Passe-muraille, camminare attraverso i muri in francese. Il nostro lato sembra piuttosto arrogante. Un set completo di grimaldelli, pulito di recente senza graffi freschi. Ma quindi lui era andato là per far vedere che la cassaforte era scassinabile? Una sera è passata la serata a capire come toglierlo, per fortuna è arrivato un ragazzo che anche lui lo ha avuto, niente, basta cliccare fuori dalla chat e ha risolto tutto. Anch'io pensavo l'avessi fatto apposta. Buonanotte Arsun. Ok, allora.
torniamo a parlare con il tizio. Che non c'è più. È tornato sotto. Ma mi fai gli scherzi? Allora. L'espressione del viso, il colore della pelle suggeriscono che l'asfissia sia la causa più probabile della morte. C'è una schiuma insolita sulla bocca, dei lividi sulle mani e le unghie lacerate, secondo lesioni autoinflitte. Ci sono tracce di sangue e deboli graffi sulla porta della cassaforte, potrebbero essere stati fatti dalla vittima. Trauma contusiva sulla cintura della testa. Non è chiaro se il corpo sia stato sferrato prima o dopo l'ingresso nella cassaforte. Gli abiti della vittima non sono completamente abbottonati. Do you know anything else about c'è qualcos'altro sul cadavere nella cassaforte? Beh, c'è la regola del 3. Si può sopravvivere 3 settimane senza cibo, 3 giorni senza acqua, 3 ore in condizioni meteorologiche avverse, 3 minuti. Di cosa sta parlando? Senza aria, scusi, cosa ha detto? No, no, molto illuminante, signor Lloyd, grazie. Ok. C'è qualcosa su questi appunti? No, ma il signor Coppello è così ben organizzato. Io uso un metodo diverso, molto popolare tra i monaci buddisti. Bisogna creare una soffitta nella mente. Mi è familiare. Tieni ordinato e mettici solo le informazioni utili. Elimina le informazioni non necessarie regolarmente. Cosa? No. Si chiama soffitta, la si riempie di tutto. Non si sa mai cosa possa diventare utile un giorno. Questo è profondamente disturbante. Ok. Oh, actually, no. I don't know. Il vino. I know of it, but forgot. Do you know what this? Se cosa potrebbe riferirsi questo appunto? Non posso dire di saper leggere la mente di qualcun altro. Certo, ma credo che il signore e la signora Coppella avessero qualche problema familiare. Probabilmente a causa della mancanza di bambini. Uno dei miei vecchi amici aiuta le coppie con i loro problemi e dice sempre che non è necessario che continui. O lo dice anche lui a me, ma io sono completamente felice di... No, insisto. Qui non riuscivano a figliare. Sa di chi sono queste chiavi? Probabilmente del signor Coppello, la polizia l'ha portato via così di fretta. Ne ho un mezzo uguale, ma più efficiente, ha meno chiavi. Qui non hai accesso a tutto l'ufficio. No, solo il signore e la signora Coppello hanno la chiave della porta sul retro. Quella che non è stata scassinata. L'appunto sulla combinazione è ancora valido? Oh sì, c'è la stessa combinazione dappertutto. Corrisponde al compleanno della signora Coppello, in realtà. In effetti, durante la festa di quest'anno mi è stato concesso un sorso di champagne. È stato allora che ho dovuto asciugare i pantaloni e... Va bene, grazie Billy. Piantala lì. Alle 18:30 Basilio lascia l'ufficio e torna a casa. Billy arriva in ufficio e saluta Augusta alle 19. Alle 20:04 Basilio torna in ufficio dalla porta sul retro e parla con Augusta. 20:09 Basilio scende per controllare Billy. Basilio parte per una cena di lavoro. Augusta resta a lavorare in ufficio. Billy sta leggendo un libro davanti alla porta. 22:11 Augusta scende dal suo ufficio per parlare con Billy. 22:32 Augusta torna di sopra. Billy la sente urlare dopo aver visto la ladra. La ladra scappa, la cassaforte è chiusa. I don't know. Ok. Hai notato qualcosa di diverso di recente nella signora Coppello? No, a dire il vero, parla con me di più quando inizio turno. Probabilmente per il libro che sto leggendo, le 100 migliori ricette con il curry. Stiamo scarseggiando con la carta ultimamente, quindi mi manda spesso a comprargliene ancora. Lei è molto specifica sulla carta che vuole che usiamo. Solo un negozio sull'isola ne è provvisto, è dall'altra parte della città. Ma io sono veloce. Interessante, grazie. Quindi lo manda via... Scusate, mi ha preso in contropiede il cagnolino disegnato da Sherlock. Va casissimo perché le frasi prima tutto bene, poi impazzisce. Dicevo, la signora allontana il guardiano volutamente per del tempo. Oh, actually,
No. Cosa mi può dire il signor Coppello? È un buon datore di lavoro, molto concentrato sul lavoro e molto serio in tema di sicurezza. Certo, visto che ha assunto un guerriero notturno del mio calibro. Non tutti apprezzano il suo modo severo di condurre gli affari, comunque i commessi di negozio non sembrano durare a lungo in ufficio. Buono a sapersi. Ok. Allora, questa cosa qui possiamo andare a cercare in qualche archivio. Qui possiamo fare della chimica. Il piccolo chimico. Allora. Il 3 per 2 cambiato di segno. Ho sbagliato. Il 3 per 2 cambiato di segno, diventa un meno, però diventa un meno 6, non va bene. Dobbiamo prima togliere 1. Il 3 meno 1 per 2 diventa un meno 4. Il 4 meno 1 per 2 cambiato di segno diventa un meno 6 e unire questi due. Devo dire che questo piccolo chimico è veramente inutile perché ci sono mille modi per fare. Non volevo far questo, scusa. Allora, volevo rimuovere questo RB. Ok, grazie. Volevo cambiarlo di segno. Dicevo abbastanza inutile. Stavo appunto dicendo abbastanza inutile perché ci sono mille modi per fare sta roba e vince quello più semplice. La schiuma intorno alla bocca risulta una leggera intossicazione, molto probabilmente da vino. I'm gonna catch the criminal myself, but later. Vabbè, più tardi farà il corpo. Ok, quindi dobbiamo andare a cercare chi è sta persona. Il ladro è stato sopportato al retro. Grimaldi dei cespugli dietro l'ufficio. Quindi è probabile sia nella cosa di polizia. Sì, difatti puoi fare un po' quello che vuoi e perdi un po' di significato. Cioè non è un puzzle, è abbastanza banale. Adesso ovviamente abbiamo detto questa cosa, il prossimo sarà impossibile. Archivi. Crimini verso la proprietà. Soggetti sospettati. Indizi. Modello criminale. A scala Dio. Vuoi dire che reati minori? No. Crimini violenti non credo, difatti. Crimini da solvere perché è un furto, una scassinatrice. Vittime non è.
sequestri. Armi del delitto. Profilo di Felice Sevigna. Armi del delitto. Il grimaldello non è un'arma del delitto, ma va bene lo stesso. Felice Sevigna, 26 anni, attualmente affiliata con la banda dei Backyard Boys e, loro, e la loro altra migliore. Backyard Boys hanno nascondiglio a Clay Street nel centro di Miner's End. Una cicatrice evidente sulla guancia destra. Fornisce storie contrastanti sulle sue origini almeno da quando ha 18 anni. Dopo che i suoi genitori sono morti in mare e lei ha sperperato la loro eredità, Felice si è data al crimine. È stata arrestata più volte, ma ha sempre collaborato con la legge, riducendo la severità delle punizioni ricevute. Clay Street al centro di Miner's End. Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Just a thought. Devo tenere la testa bassa, quindi ci vestiamo da criminali. Clay Street a Miner's End. Silverton, Miner's End. Clay Street dovrebbe essere al centro, dice... Clay Street, eccolo qua. Da queste parti. Quindi usciamo da qua. Ci vestiamo da furfante. Non è Isaac che ti ascolta. Sherlock non ti ascolta. Allora, ci vestiamo da furfante. Come si veste un furfante? Quali sono i furfanti di questi? Gli ultimi in basso sono i furfanti, secondo voi? Allora, so che il cappello... Che questo qua è quello da furfante. Quindi a questo posso abbinare un'apposita giacchetta da furfante. Che è questa. I furfanti sono gli ultimi, perfetto. Ci mascheriamo il volto. Con un occhio nero sotto. Sono furfantissimi. Va che roba. Siamo super furfanti. Giusto? Allora, se vado dritto per dritto di qua, arrivo praticamente all'inizio di Clay Street. Esatto. Vedi, passa lo stesso, ma non guarda nell'angolino. È come Superman. Con la camminata. Poi siamo velocissimi a cambiarci. Allora, questa qua dovrebbe essere Clay Street. Esatto. Allora, cosa che ci ha detto John? Tenere la testa bassa quando sono vicini ai luoghi dove si trovano i Backyard Boys. Questo potrebbe aiutare vista la pericolosità dell'incontro. Cosa vuol dire tenere la testa bassa secondo voi? Non andare vestito da poliziotto, suppongo. Giusto. Le altre bande stanno pianificando di attaccare la banda dei Backyard Boys. La Pipe è alla ricerca di informazioni. Scopri quelle informazioni, vuole la Pipe e dove trovarlo. Informatore zoppicante. Vendetta no. Informatore a cattoni. Mi devi i soldi no. Se lo meritavano no. Mercato di Miner's End. John aveva ragione, sembra che i Backyard Boys si siano dileguati a causa della mal riuscita rapina all'Armor Coppello da parte di Felice Sevigne. Credono che un'altra banda li abbia venduti, che stiano per essere attaccati. Ho sentito tuttavia che la Pipe, il zoppicante capo degli informatori della banda, sta richiamando i suoi.
La prima può essere trovata nel mercato nel centro di Miner's End in Market Road. Ok. Ora, Market Road, dov'è? E quella dove eravamo fino a un secondo fa. Madannazione. Mi hanno scosso io l'informatore capo. Sono assolutamente io, sono io. Lo sapete, lo sappiamo tutti. Lo so io, lo sapete voi. Ma non ditelo a Sherlock. Va bene. Allora. Dannazione, questa non era Market Road. Market Road è questa, sì, va bene. Questo è il mercato, direi. Giusto. Non sono stati tutti usati questi immobili, sono ancora perfetti, date un'occhiata. Ma abbiamo finito con i mobili, mi spiace. I peggiori ai prezzi migliori. Bravi, voi non dite niente. Oh, il mercato è chiaramente questo. Non c'è dubbio. Zoppicante. Dobbiamo cercare qualcuno che zoppichi. Il zoppicante. Our clothes will be worn well, take my word. One man's trash is another man's furniture. Io non vedo nessuno di zoppicante. Vedo comparire questi due signori. Extra, extra. Stop with the name of the law and the cheapest news on the... Buongiorno, mi dia il giornale, grazie. Thank you. Eccolo qua. Ma signore! Is this familiar to you? I can't tell you because I don't know. Non è lei. Ha saltato il coso, dai. Un altro. Devo cercare degli indizi. Ah, ok, così. Il libro della banda di disperazione del perfezionista. Non era quello che era fuori. Xenofobo, un libraio cordonese. Sarto curdo, dorme a pancia in giù. Che informazione che non mi serve. Alcolizzata Shona, fumatrice amichevole. Come c'è di tapere, turco ostile ha tentato il suicidio. Si sente scelto ex cantante. Me ne è scappato uno. Fanatico religioso, affabile. La paura dell'acqua. Non sente dall'orecchio destro. Suona strumenti a corda. Ha perso molto sangue. The worst clothes at the best price.
Collezione a felci. Che collezione buffa. Date a mangiare agli uccellini, questo signore qua. Collezione a fiori secchi. Gamba sinistra zoppicante. Trovato. Ho delle informazioni. Ciao signore, ho informazioni per lei, ho sentito che aveva bisogno. Ah sì? Beh, sentiamo. Non c'è nessun attacco facile. L'attacco della banda è reale, difficile. Cosa vuol dire? Che poi devo dimostrarglielo? L'attacco della banda è reale. Tutti i banditi li stanno preparando per attaccare. Preparano pistole e fucili e sono molto incazzati. Capisco. Meglio allertare i miei ragazzi. Ah, ok. Ho capito. E la difficoltà del combattimento dopo. Adesso vi possiamo prendere tutti insieme. Preparatevi. Good impression. Vabbè, non era quello che volevo fare, ma fa lo stesso. Quindi andiamo a Clay Street. The best a flea market can offer. Buy some clothes and help me feed my family. Non era quello che volevo, va bene. Ma se io taglio di qua? Non ottengo niente, ma se io taglio di qua invece arrivo più in fretta. Clay Street è questo che va a sinistra. O che va a destra. Cioè questo è sempre Clay Street, giusto? Sì. Ah, qua dove c'erano le angurie, perfetto. Quindi la banda doveva essere più avanti. Si suppone. No, il suo, cosa pensa di te rispetto a come sei vestito, enigmista? Ti sta schifando proprio. Allora. Posso togliere questo coso? Col mouse? Grazie. I Backyard Boys sono qua. Salviamo. Sono qua, ma dove? Qua, c'è un teschietto qua. Chi è che voleva che facessi la sparatoria, Neria? Rest, my friend. Eat lead. I'm coming for you. I'm coming. Poi queste battute, queste frasi che hanno sono insopportabili. I couldn't miss the party. I'm coming for you. Give him the pepper snuff. Time to knock this guy out.
No more crime for you until next month. It's all yours now. Go for it. Too simple. The snuff's ready. Ow! Take a rest. Give him the pepper snuff. Mamma mia, questo è... 1000 pezzi di armatura. I will end you. Can overcome the brute now. Non volevo sparargli, mi scusi. Devo fare questo. Ma non è servito molto. Too simple. The snuff's ready. Ah, questo era quello difficile. Vabbè. Ok, mi arrendo. Signora, l'abbiamo catturata, però forse è meglio se mi rivesto da poliziotto. Sono io, signora, buongiorno. Ed eccoci qua, signorina Sevigne, in un posto dove possiamo parlare di tutte le tue attività recenti. Abbiamo un bel fascicolo su di te, sai? Di cosa sta parlando? Non ho fatto niente. C'è qualcosa che non hai fatto, signorina Sevigne? Rubare per la banda, entrare nell'ufficio dell'Armor Coppello, uccidere Niccolò Detti? Cosa? Io? Uccidere? Non ho ucciso nessuno. No, io? Come? Quindi ammetti il resto, suppongo che non ti dispiacerà spiegarmi alcune cose, allora. Vestiti eleganti, giacca a due lati. C'è double fass. Puoi girarla e cambia come fare la giacca. Nasconde un grimaldello lo strano medaglione. Pensa a te. Graffi di gatto sulla gamba. Giustamente quello su cui è atterrata. Felice Sevigne, una scassinatrice o da ladra sulla ventina. Ci sono segni di graffi sulla gamba strappata dei pantaloni dovuti alla goffa fuga dalla scena del crimine da Armor Coppello. Ha un medaglione che nasconde un grimaldello, la sua giacca è a doppia faccia. Al primo segnale di allarme è pronta a rendersi invisibile, come se non fosse mai stata qui. La sua giacca è a doppia faccia per fuggire più facilmente. Va fiera di quello che fa e se ne vanta apertamente, ma solo se la sai osservare te ne accorgi. Secondo me è più preparata che esibizionista. Che ne dite? Voto per preparata. Eri nell'ufficio dell'Armor Coppello ieri sera, signorina Sevigne. Lo stesso luogo in cui Niccolò Detti è stato trovato morto oggi. Cosa è successo? Come fai a saperlo? Non puoi provare niente. È scritto dappertutto su di te, signora Sevigne. Presumo che non intendessi concludere la serata cadendo dalla scala e facendo una rissa coi gatti. Devo continuare? Io... Zut alors! Era solo un lavoro, nient'altro. Mi è stato chiesto di andarci. Qui, guarda. Non so chi mi abbia assunta, ma penso che volessero incastrarmi per questo crimine. Povero Niccolò.
Quando ti è stato offerto questo lavoro? Ah, mon Dio, non ricordo con precisione. Io credo che la lettera sia arrivata intorno alle 9:30 di sera. Sembrava difficile, ma pagavano bene. E a che ora sei arrivato nell'ufficio? Forse 45 minuti dopo? Sono molto brava, signora. Sono entrati e usciti in 5 minuti. Non mi piacciono le bugie. No, no, aspetta, ok, mi ci sono voluti 15 minuti, ok? Comunque, notevole, no? Still impressive, no? Conoscevi il signor Detti? Come? Nicola e io siamo cresciuti insieme. Non l'ho visto per anni e poi mi sono imbattuto in lui per strada. Era sorridente, c'era una bella signora con lui. E quella è stata l'ultima volta che l'hai visto vivo? Oui, finché ieri non l'ho trovato morto. C'era anche quella stessa donna, non può essere una coincidenza. Hai visto una donna nell'ufficio? Ha iniziato a urlare, quindi ho chiuso la porta da cassaforte e sono scappata perché ho visto arrivare un guardiano. Tutti i giorni del ladro sono belli che finiti, signorina Sevigne. Finché questa faccenda non sarà risolta, tu resterai qui. Buona giornata. Allora, signorina Sevigne, ho bisogno di assistenza urgente da qualcuno esperto in arti del furto. Devi entrare nell'ufficio dell'Armor Coppello stasera alle 22:15. Dalla porta sul retro, la lascerò aperta per te. Devi quindi procedere nella stanza accanto dove troverai una grande cassaforte decorata. Quello è il tuo obiettivo, devi aprire il più velocemente possibile. Non rubare nulla dall'ufficio ed esci appena la cassaforte è aperta. Il compenso per il lavoro sarà più che generoso. È legato un acconto. Chi ha mandato la lettera a Felicia? Allora, volevo quella con le ore. Ok, 22:11 Augusto scende dal suo ufficio per parlare con Billy. Intorno alle 22:15 Felice entra in ufficio e inizia a lavorare sulla cassaforte. 22:30 Felice apre la cassaforte, vede dentro Nicolò morto. Sente una donna urlare dietro di lei e chiude la porta della cassaforte. Augusto torna di sopra, Billy la sente urlare dopo aver visto la ladra. La ladra scappa, la cassaforte è chiusa. Quindi è il marito o è uno di loro due? Allora andiamo a parlare con i due simpaticoni. Cominciamo con la moglie perché è qua. Qual era esattamente il suo rapporto con Niccolò Detti? Chi? Di cosa sta parlando? Signora, la prego, una giovane donna dedicata alla sua musica e un artista appassionato. Il suo matrimonio con Basilio non può averle offerto tutto ciò di cui aveva bisogno. E poi circa 6 mesi fa ha incontrato Niccolò Detti. È scoccata la scintilla, aveva iniziato a frequentarvi. Questo ha riportato passione nella sua vita. Ma come? Ma i suoi appuntamenti segreti non sono passati inosservati. Felicia Sevigne l'ha vista con Niccolò. Invece di mettere fine alla relazione, ha fatto di tutto per sfuggire agli occhi indiscreti. Ha iniziato a lavorare con suo marito in ufficio e incontrava lì il suo amante di sera quando Basilio se ne andava. Billy non se ne sarebbe mai accorto. Lei sperava che nemmeno suo marito l'avrebbe fatto. Giusto? Fin qui tutto giusto? Io... Sì, amo Basilio, lo amo davvero, ma la sua prima passione è il lavoro. Lo rispetto, ma mi ha lasciata allo sbando. I respect that, but it left me adrift. Niccolò, oh, il dolce Niccolò, lui era l'uomo di cui avevo bisogno. Se avesse avuto un qualsiasi altro nome, io lo avrei detto a Basilio. Ma era un Detti. I would have talked to Basilio, but he was a Detti. E suo marito sospettava qualcosa? Penso di sì, mi ha fatto delle domande. Il turno di Billy è stato spostato più avanti. Lui, sì. Sospettava. Schedule was moved forwards here. Yes. Yes, he suspected.
E ora arriviamo al nocciolo della questione. Come c'è finito il signor Detti morto nella cassaforte? Io non lo so. Signora, non ne so niente della sua morte. È sicura che è così che vuole proseguire? È la verità. Per favore, mi lasci in pace. Allora... Apologies, Mrs. Capello. Andiamo a parlare... No, la dichiarazione di Felice Savini non è più un testimonianza di Augusta Coppello. Adesso andiamo a parlare col marito. Fornisci prova. Era a conoscenza di questo, signor Coppello, della relazione tra sua moglie e Niccolò Detti? Basta, non voglio ascoltare. Augusto è una donna impressionabile che sente lo stress di questa situazione orribile. Non so cosa stia dicendo. Capisco, quindi crede... Credo che se lei vuole aiutarmi dovrebbe smettere di importunare mia moglie e trovare il criminale responsabile. Not much to say, I'm sorry. Another question? Not much to say, I'm sorry. Another question? Ok. Another question? Mr. Capello, signor Capello, ha qualcosa da dire su quanto afferma la ladra? Niente di niente, quella donna è una ladra e una criminale, non le credo minimamente e non dovrebbe farlo nemmeno lei. Not much to say, I'm sorry. Not much to say, I'm sorry. Da quanto tempo conosce sua moglie, signor Coppello? Perché le interessa, giovanotto? Per favore, ho bisogno di una chiara immagine della situazione di tutte le parti coinvolte. Consideri che forse il ladro voleva colpire sua moglie. Mi sembra quanto improbabile, anche se... Se un Detti dovesse minacciare mia moglie... Ci siamo incontrati 7 anni fa. Augusto era un arpista con un'orchestra italiana. Quella passione nei suoi occhi. Sono felice che ce l'abbia ancora oggi. E tra lei e sua moglie va tutto bene? L'amo più di qualsiasi altra cosa al mondo e so per certo che anche lei mi ama. Credo che qualche giorno si annoi al lavoro, ma cerco di darle tutto ciò che desidera. Ok. Cosa intendeva dire con questo appunto? Queste sono cose private, giovanotto, e non sono rilevanti. Se siano rilevanti o no, è da vedere. Mia moglie Augusta ha iniziato a lavorare nell'azienda 6 mesi fa, ma lavora fino a tarda notte. Mi preoccupo perché la amo. Che altro deve sapere? Apprezzo la sua onestà. Another question? Questo appunto è sempre valido? Sì, usiamo questa combinazione come predefinita per ogni cassaforte. Certo, qualche volta un cliente può chiedere di vedere come si cambia, ma poi lo ripristino sempre. E di conseguenza la cassaforte che conteneva il morto si apriva con la combinazione predefinita. In questo caso no, nella mia dimostrazione ho voluto mostrare agli addetti della banca quanto fosse facile impostare una combinazione diversa. Interessante, grazie. Not much to say, I'm sorry. I'm afraid I have nothing to add to this. Sono interessato ad alcune note nella sua agenda che potrebbero essere importanti. Potrebbe spiegarmi queste? Bene, non le dirò il nome dell'investigatore, ma le assicuro che non è relativo al caso, è solo uno dei nostri clienti. E queste note sulle cassaforti parlano di un cliente che era intenzionato a comprare il prodotto. Ci siamo incontrati ieri e oggi, dovevamo finalizzare l'affare. Purtroppo questa opportunità non esiste più. Mi è stato di grande aiuto. Allora... Vogliamo ancora andare a parlare con Billy? Allora, lei non credo ci dica... Dov'è? Non era da ste parti la questa donna. La
signora non è più nella stanza di interrogatori? Dove è scappata la ladra? È già sparita! Ah no, era qua vicino alla porta, è vero. Qui era. Ah, questo è un interrogante. Qualcun altro la sta interrogando, ma pensa. Quindi lei non ci dice più niente. Lei non ci dice più niente, a rivederla. Andiamo a parlare con Billy. Che mi sembra l'unico altro che potrebbe dirci qualcosa su questa testimonianza. Vediamo se è proprio scemo come sembra o è più scemo. Propenderei per il più scemo. Fornisci prova. I know of it, but forgot. I know of it, but forgot. I know of it, but forgot. Oh, actually, no. Could this be? Questa è la ladra che ha visto ieri sera? È lei! Quindi qual è il suo piano? Come la prendiamo? Se mi concede 20 minuti, mio zio ha una grande rete. Sì, sì, una rete. Vado a prenderne io una. Tu e Billy resti qui di guardia dell'ufficio. Perché ha aggiornato il profilo di Felicia Sevigne? Perché è identificata, va bene. I'm gonna catch the criminal myself, but... Mi scusi, ma allora... Perché a sto punto non c'è nient'altro da... Però è strano. Cioè, lui è stato addormentato. Se l'ha ammazzato il marito, lei l'ha incontrato, erano qua che bevevano. Augusta scende a parlare con Billy per mandarla a prendere i fogli dall'altra parte. Nel frattempo il marito l'ha addormentato, non so come, l'ha chiuso nella cassaforte, è andato via, è arrivata la ladra, perché non c'è un tempo così grande tra una cosa e l'altra. Perché alle 20:17 Basilio parte per la cena di lavoro e Augusta resta in ufficio. Alle 21:30 Felicia riceve una lettera sul lavoro all'Armor Copello e lo accetta. 22:15 Augusta scende nel suo ufficio per parlare con Billy. Alle 22:15 Felicia entra in ufficio e inizia a lavorare sulla cassaforte. Alle 22:30 Felicia apre la porta, la vede e becca tutto. Cioè, perché sia stato il marito, è veramente impossibile che l'abbia fatto lui. Non capisco perché far intervenire la ladra proprio su quella cassaforte. Beh, allora, enigmista, supponiamo sia stata la moglie, ok? La moglie decide di troncare con Detti. Manda la lettera, il marito va via alle 20:17, lei manda un omino con la lettera da Felicia, Felicia la riceve e va e gli dà un'ora a cui andare, quindi a questo punto lei sa che alle 22:15 Felicia arriva, mette il sonnifero nel boccale del tizio, lo tramortisce, lo ficca nella cassaforte, chiude la cassaforte, poi scende sotto a parlare con Billy. Arriva la ladra alle 22:15, lei alle 22:30 sale, giusto in tempo per beccare la ladra con la cassaforte e il cadavere di tizio che ha ammazzato. Così i sospetti ricadono sulla ladra,
che è la testimone che ha visto lei e l'amante assieme, e quindi il marito non crede alla ladra e nessuno la sospetta. Perché invece a livello di tempistiche il marito non ci sta per niente, secondo me. Perché avrebbe dovuto sapere che alle 22.11 Augusta sarebbe scesa nel suo ufficio e in più avrebbe dovuto far addormentare Detti tra le 22.11 e le 22.15. Aveva 4 minuti per, non so fare come, a mettergli il sonnifero nel vino. Perché lei non dormiva. Non vedo altra strada. E se manda la lettera alla ladra per aprire la cassaforte e salvare Detti, e cosa ci faceva lui nella cassaforte? E come faceva lei a sapere che lui sarebbe stato nella cassaforte? Nella cassaforte c'è poca aria, è una roba di minuti. È un'ipotesi, perché allora lei urla pensando che la ladra ci avrebbe messo 5 minuti a aprire la cassaforte, ma è la cassaforte più sicura di tutte, quindi lei ce ne mette 15. Abbastanza perché lui muoia e non venga salvato. Però lei manda la lettera alle... Sempre prima di trovare questa cosa qua, quella col libricino. Lei manda la lettera prima delle 21.30 e lui e la ladra arriva alle 22.15. Quindi lei alle 21.30 avrebbe dovuto sapere che Detti sarebbe stato chiuso nella cassaforte alle 22.15. Da poco tempo, tale per cui lei poteva salvarlo. Allora, intanto che ci pensate un secondo, vado a prendere dell'acqua fresca. Poi arrivo e risolviamo il caso. Ok, avete altre ipotesi? Anche perché Detti non si è nascosto tipo per nascondersi dal marito. È stato addormentato e ficcato là. Difatti, perché lui è stato addormentato. Lui fosse entrato lì dentro per conto suo. Tipo, sente la ladra che entra e si nasconde nella cassaforte. Ok, ma non sarebbe stato addormentato dal vino. E con la botta in testa. Cioè, sì, potrebbe anche essere che lui sente un rumore, pensa sia il marito, si nasconde nella cassaforte. Cioè, però qui i tempi non quadra, perché potrei dire si nasconde nella cassaforte perché sa che lei sa la combinazione, perché sono tutti uguali, ma lui l'ha cambiata, quindi lei non riesce a aprire la cassaforte, quindi deve chiamare la scassinatrice. Ma allora perché dirle vieni alle 22.15? Che il fatto che la cassaforte abbia cambiato combinazione potrebbe essere rilevante, però alle 22, cioè troppo tempo dopo. Quindi l'unica sospetta che mi quadra è lei.
Va bene. Avete altre ipotesi che contrastino con quello che ho appena detto? Poi sicuramente se accusiamo lui, Sherlock troverà un modo per cui è stato lui. Però non so se gli credo. Perché questo posto è aperto? Ah, perché il bar dove c'era la missione, va bene. Scusi. Ok, siamo giunti ad un consenso, quindi salviamo e andiamo a accusare la signora. Signora, è un peccato essere arrivati a questo punto, ma è chiaramente ovvio che sia lei la responsabile per la morte di Niccolò Detti. Come? Come si permette? Non è mai voluto che lui, io... Vedo che le serve un po' di persuasione. So che Niccolò Detti è andato in ufficio per incontrarla. Quando è avvenuto il crimine? Cosa vuol dire quando? Quando dovrebbe essere questo? Era un appuntamento notturno, Niccolò veniva a trovare in ufficio quando Basilio se ne andava, solo che questa volta è tornato e lei ha nascosto Niccolò nella cassaforte. Una mossa sciocca. Non sapevo che la combinazione fosse cambiata, era l'unica possibilità, non potevo lasciare che lo trovasse. Lo amavo. Davvero poteva salvargli la vita semplicemente parlando con suo marito, ma ha cercato di liberarlo in un altro modo. Cerca di usare la cassaforte, la combinazione che era sbagliata. Però non c'è scritto qua che lui ritorna. Non capisco questa ricostruzione che fa lui. I don't follow you. The fact remains you chose to risk Niccolò's life rather than call for your husband, and I know why. E io so perché. Scusi, Wait here, I need a moment. Ricominciamo. Ciao Potter Padre, buonasera. Ma il punto è, se lo scrive perché drogarlo, ma non la può anche essere che non l'abbia drogato, abbia solo bevuto troppo, Cioè... Basilio torna in ufficio... Ah, è vero, alle 29.04. Torna in ufficio sulla porta col retro. Quindi il Detti è arrivato alle 19.20. Sì, ma lui era, cioè, era morto da una vita quando lei ha chiamato la ladra. Ha cercato di liberarlo in un altro modo. Quindi ha mandato la lettera. Per liberare il signor Detti ha assunto Felice Sevigny, un insignificante ladra, per forzare la cassaforte. Come risultato ha ucciso il suo amante. No, io... E perché la combinazione era stata cambiata? Non è colpa mia. Si sta arrampicando sugli specchi, signora Copello. Il fatto resta lo stesso. Ha scelto di mettere a rischio la vita di Niccolò invece di chiamare suo marito. E so il perché. Vabbè, per la faida, va bene.
Aveva pure le ripercussioni che avrebbe potuto avere per la reputazione di Coppello e temeva per come avrebbe reagito di conseguenza suo marito. E io... è un uomo buono, ma... ci tiene la sua azienda, la sua famiglia, lo avrebbe distrutto. E ora è accusato di omicidio, signora Coppello, premuroso da parte sua. Io, mio Dio, come è potuto accadere tutto questo? E ha chiuso l'amante nella casaforte. Signora, come può sistemare le cose? È colpevole, signora. Non è che possiamo... cioè, ha chiuso l'amante nella casaforte, non ha chiuso nell'armadio, l'ha chiuso nella cassaforte. Ma dobbiamo sistemare le cose? No, possiamo accusarla, giusto? Siete d'accordo che l'accusiamo? Alla fine non era drogato, era solo sbronzo come un marinaio che torna a riva dopo mesi in mare. E poi comunque ti si sbronza, non è che ci fai tanto, glielo dico. Ecco, signora, nonostante le sue buone intenzioni, signora Coppello, credo che sia lei la persona da incolpare per questa brutta faccenda, non Basilio. Io credo lei abbia ragione, signore. Basilio non se lo merita, non si merita niente di tutto questo. È stronzo, non ha fatto niente. Non sono io a dover decidere cosa si merita, ma forse ora sa cosa dirà l'ispettore. Sì. Buona giornata, signora. Non credo che la signora Coppello lo abbia fatto di proposito. Io l'avrei lasciata andare. Noi abbiamo smesso di lasciare andare tutti, John. Tutti abbiamo smesso di lasciare andare. La morte è stata un triste e sfortunato incidente. Non mi sembra giusto giustiziarla per questo, signora. Chiusa mica io nella cassaforte sempre. Si ricordi che c'è una cassaforte. E ha anche fatto arrestare un'onestissima ladra che stava facendosi avvalere, che per una volta che ha fatto un lavoro legale l'hanno arrestata, capito? Cioè la ladra ha fatto per una volta il lavoro legale assunta da una persona per aprire una cosa della proprietà della persona che l'ha assunta, quindi legalissimo, e niente, l'hanno arrestata stavolta qua. Sta povera donna. Non vorrei andare qua io. Così prendo subito il giornale. Chissà se me lo vendono immediatamente il giornale. Extra, extra. Subito. Le iti di Augusta, la sconvolgente confessione di Augusta Coppello, l'assassino Nicolò Detti. Basilio Coppello sostiene sua moglie. Mi venda sta roba. Ok, allora... documenti, dobbiamo leggerci. Staub in nome della legge. Le lingue di cordone non parlano d'altro, sono del duello alla cieca che si è concluso con un omicidio. Ma un giovane detective ha fatto luce sul mistero. Un'indagine del signor Sherlock Holmes, originario di Londra, ha rivelato che l'autrice del reato è la sorella della vittima, Magda von Staub. Dopo una vita di abusi di parole di suo fratello Eric, ha trovato il modo per vendicarsi e gli ha sparato mentre entrambi i partecipanti al duello erano bendati. Ora che la corte l'ha condannata a 15 anni di prigione, molti si chiedono chi si prenderà cura della proprietà della famiglia von Staub se l'unico erede proprietario è dietro le sbarre? Cordone sconvolto dalla scioccante confessione di Augusta Coppello, responsabile della morte di Nicolò Detti. Nonostante le voci di una relazione con il defunto, Basilio Coppello ha preso pubblicamente una posizione a sostegno della moglie, ha proclamato la sua innocenza e ha preso provvedimenti per difendere in tribunale con l'aiuto della sua famiglia. I cittadini di Cordone possono solo sperare che questo incidente non susciti altre violenze tra le famiglie Coppello e Detti dopo un periodo di tregua. Ok. A posto. Quindi abbiamo ancora due casi. Più quello del prete, più se questo qua ce ne apre degli altri, chi può dirlo? Già che siamo qua, facciamo un salto a vedere il guardaroba. Exquisite furniture for your home. Se non hai più niente da vendermi, io glielo dico. Buongiorno. Allora, cosa abbiamo di bello?
Una divisa diversa da poliziotto o da marinaio. Da marinaio, da ammiraglio della marina. Comprala. Divano. Bello questo, mi piace. L'armatura solo il cielo sa perché quella l'armatura a torso nudo. Perché dovrei comprare l'armatura a torso nudo? Guardate il segno della bronzatura che ha Sherlock sul petto, che non vede mai la luce del sole. Lo compriamo in uno da disgraziato qua. Vestito da minatore. Dai, quelle a 15 li compriamo. Anche perché sono curioso di vedere se quei segnetti che ci sono sopra sono gli sconti ciclici. Quindi vediamo se adesso mi abbassa. Se c'è qualcos'altro a meno di 60 vuol dire che i prezzi scendono. Va che può vestirsi per andare a fare il combattimento. Grazie signora. John ha preso dei vestiti in tutto questo. No, mi spiace. Allora, torniamo. Davanti a casa. Per essere ammirato dalle donne, certo, col segno della bronzatura sul colletto, capito? Va bene, a questo punto abbiamo visto che facciamo un caso a serata. Ogni caso sono un paio di orette di gioco, un'ora e mezza, due di gioco. Va bene. Cari amici, io vi ringrazio della compagnia anche questa sera. Noi ci vediamo domani sera per andare avanti con la trama di Yakuza. Grazie della compagnia, grazie delle chiacchiere, grazie a tutti quelli che hanno comprato il bundle su ICO a sostegno dell'Ucraina, quello che contiene anche un mio gioco. Chi non l'ha fatto, siete ancora in tempo di farlo, dura ancora 8 giorni. Abbiamo raccolto quasi 3 milioni di dollari. Che bello poter dire abbiamo raccolto, come se qualcuno comprasse questo bundle per il mio gioco, capito? Però vabbè, facciamo finta che abbiamo raccolto quasi 3 milioni di dollari a inizio serata. 3 milioni, abbiamo superato i 3 milioni di dollari. Abbiamo superato i 3 milioni di dollari, ve lo dico subito, ne abbiamo venduto 205.768 bundle. C'è una persona che è il top contributor che ha pagato il bundle 9.000 dollari. Io ve lo dico. Peraltro, la roba che c'è dentro questo bundle, sommando i prezzi di tutto quello che c'è dentro, il valore è di 6.553 dollari. Sappiate che a comprare ogni singolo gioco ve li danno per 10 dollari. Ve li diamo per 10 dollari. Tutto compreso 10 dollari. Invece di 6.553 dollari. Mi sembra un bel risparmio. Mettiamola così. No. Quindi adesso vi metto anche il link. Eccolo qua. Andate a spendere sti 10 dollari o più per dare al momento 1,5 milioni di dollari a due associazioni. Una perché si occupa di assistenza medica nella regione, l'altra che si occupa nello specifico di bambini e che al momento sta lavorando per fare rifugi, quella roba lì, e poi dopo si occuperà di trattare i traumi dei bambini che hanno vissuto la guerra. Va bene, detto questo, vi ringrazio della compagnia, vi ringrazio di aver passato la serata con me, delle chiacchiere, degli aggiornamenti sui vostri malanni, di aver indagato con me, con Sherlock, in realtà di aver scritto con me una storia di Sherlock Holmes. Noi ci vediamo domani sera per portare avanti l'eredità di Arakawa e vedere dove ci porta, forse a diventare sindaco. Buonanotte a tutti. Ciao.